Ci siamo, ora lo sguardo al semaforo del circuito Il Sagittario qui a Latina, si spengono le luci e partenza valida per il numero 33 Daniele Rossi, che prova a fuggire dal gruppo, si va alla prima curva, curva sinistra, gruppo compatto, ecco le immagini che vanno sul gruppo di testa, abbiamo visto in seconda posizione il numero 7 Lanzilao. Nel frattempo gioco di scie in questa Amatori, 10 giri e la staccata, subito un attacco. Inizia la bagarre nella classe Amatori, si guardano gli avversari, un rapido sguardo alle spalle, vediamo un pilota al comando. E dovrebbe essere Daniele Rossi, attendiamo poi la conferma. La parte della grafica sul rettilineo, piloti che ora effettuano il tratto centrale, molto guardingo il pilota al comando, in seconda posizione sempre il numero 7 Lanzilao, che partiva dalla terza fila, ed ecco il passaggio sul rettilineo, e no, ci ha ingannato, non era il numero 33 ma era il numero 83, Filippo Mazzini, che ha preso il comando dopo un partenzone a razzo, e Daniele Rossi è in terza posizione, l'autore della pole position, il numero 33. In seconda posizione sempre il numero 7 Lanzilao, terzo Rossi, quarto Rubino, quinto il numero 8 Clemente. E andiamo a scorrere lentamente la classifica mentre le immagini tornano sul gruppo di testa, capitanato come sempre da Mazzini, dicevamo alle spalle di Clemente, sesto il numero 1 Sauro, settimo il numero 36 Raineri, ottavo il numero 17 Bascherini, nono il numero 97 Arturi e decimo il numero 777 Manzo. Le immagini tornano davanti con Lanzilao, numero 7, che sta provando a prendere le misure al pilota che lo precede, ovvero il numero 83 Mazzini. Prova l'attacco Lanzilao in sella allo zip dell'ST Racing Team, il passaggio ancora sul rettilineo e abbiamo visto alcuni attacchi lì in staccata. Nel frattempo in corsia box si sbracciano i meccanici a dare le segnalazioni, bisogna assolutamente spingere sull'acceleratore e lo sta facendo il numero 19 Antonio Rubino, che si prende la seconda posizione, lo vediamo inquadrato e ora nella progressione già alle spalle del numero 83 Filippo Mazzini. Attenzione, duelli, ma soprattutto si mescolano nuovamente le carte, il numero 8 Giuseppe Clemente, lui in seconda posizione mentre Rubino è quarto che vediamo in sella allo scooter in livrea orange. Nel frattempo l'attacco di Giuseppe Clemente numero 8, che vediamo inquadrato con alle spalle Mazzini, il passaggio sul rettilineo, si nasconde dietro il cupolino Giuseppe Clemente numero 8, che prende il comando e lo fa con un giro pazzesco. 1 minuto 4 secondi e 599, praticamente si gira sui tempi delle qualifiche di questa mattina. Nel frattempo dietro la situazione è tutt'altro che sedata, perché stanno duellando i piloti alle spalle di Clemente e vediamo ancora secondo il numero 7 Lanzilao, mentre perde due posizioni Filippo Mazzini numero 83, che vediamo in terza posizione, quarto Rubino e quinto il numero 33 Rossi. Eccolo qui inquadrato Giuseppe Clemente, mentre segnaliamo purtroppo un problema per Marco Sarti, che non ha preso il via, e vediamo anche Antonio Maturo, anche lui con un giro in meno effettuato, quindi lo vediamo lì a bordo pista, purtroppo problemi per questo rider, ma torniamo davanti con Giuseppe Clemente sempre al comando, dietro Simone Lanzilao, i due hanno girato, Clemente in 1 minuto 4 secondi e 4, Lanzilao in 1 minuto 4 secondi e 7, quindi
una bellissima sfida in questa Amatori. Come sempre Amatori, cilindrata 70 centimetri cubici, è l'entry level delle preparazioni del mondo racing di Polini, ma comunque ogni anno tira fuori dal suo cilindro alcuni campioni che poi vengono dirottati nelle altre classi, come ad esempio la Supersport, che vedremo più tardi alle ore 14:50. Ecco il passaggio sul rettilineo per Giuseppe Clemente, sempre al comando il numero 8, seconda posizione il numero 7 Lanzilao. Nel frattempo vediamo tutto il gruppo sfrecciare sul rettilineo del circuito internazionale di Latina. Il Sagittario in questo chilometro e mezzo di curve tortuose, ormai casa di Max Biaggi, che salutiamo e che in questo tracciato si è tolto parecchie soddisfazioni, e non ultimo purtroppo lo sfortunato infortunio nel corso degli internazionali d'Italia Supermoto. Però Max ora sta bene e quindi vi attende qui a Latina anche per firmare autografi o per accedere, perché no, ad uno dei corsi di guida del circuito di Sagittario. Torniamo davanti con Giuseppe Clemente, che sembra non aver bisogno di corsi di guida, anzi sta dando lezione a tutto il gruppo, se n'è andato, ha detto ciao a tutti. In seconda posizione sempre il numero 7 Simone Lanzilao, terzo il numero 83 Filippo Mazzini, quarto il numero 19 Antonio Rubino e quinto il numero 36 Stefano Raineri. Questo per vedere un po' la classifica dei primi 5, la top 5, mentre dietro vediamo continua la bagarre, vediamo la staccata e l'attacco del numero 19 Antonio Rubino, che supera Mazzini. Mazzini che abbiamo visto con il numero 83 al comando nelle fasi iniziali, ma ora purtroppo sta perdendo terreno nei confronti del gruppo, anzi sta arrivando un altro rider alle sue spalle. Il tutto mentre ci apprestiamo oltre la metà gara nei 10 giri totali, i piloti che hanno già compiuto 6 giri. E ora vediamo le inquadrature, tornano sul numero 7 Simone Lanzilao e sul pilota che sta rinvenendo alle sue spalle, ovvero il numero 19 Antonio Rubino, che sembra in grado di confezionare l'attacco sul numero 7 Simone Lanzilao in questa diretta Facebook che sta facendo numeri da paura. Anche la prima stagionale un'argomentazione in più per seguire le gare di questa Polini Italian Cup 2018, e potrete farlo per tutte e 6 le prove di stagione, quindi una bella iniziativa. Nel frattempo quasi ci sente il numero 19 Antonio Rubino, che regala ancora più spettacolo in questa diretta e si porta in seconda posizione superando il numero 7 Simone Lanzilao, che nulla può fare per respingere gli attacchi del numero 19. Il tutto gioca a favore di Giuseppe Clemente, che ha ancora qualche metro di vantaggio, ma come sappiamo nel mondo delle gare, nel mondo del racing, il verdetto è solo sotto alla bandiera a scacchi. Ecco il passaggio sul rettilineo, non riesce comunque a fuggire Giuseppe Clemente, ed anzi il gruppetto di 6 piloti compatto alle sue spalle, testimonianza che vedremo ancora una bellissima bagarre. Nel frattempo abbiamo visto il passaggio sul rettilineo di tutto il gruppo, ben 32 piloti gli iscritti a questa classe amatori, e un pilota, il numero 8 Giuseppe Clemente, che sta provando a emergere sul resto del gruppo che si sta via via compattando alle sue spalle. Vediamo inquadrato per qualche istante, eccolo qua ancora il leader Giuseppe Clemente, alle sue spalle sembra il vuoto ma inganna l'inquadratura, perché dietro vediamo il numero 19 Antonio Rubino, tallonato nuovamente da Simone Lanzilao,
che sta provando l'attacco all'interno, vediamo se gli riesce. No, chiude la porta Antonio Rubino, però abbiamo visto qualche sorpasso per la quarta posizione. Andiamo a vedere quest'ultimo giro letteralmente infuocato. Nel frattempo ricordo agli appassionati che successivamente alle ore 14:30, dopo un breve break, avremo la partenza dei trofei riservati alle Vespe, alla Vespa 135 centimetri cubici e alla Vespa 185. Ecco la prima staccata decisiva qui a centro pista, si va poi alla chicane ed è ancora davanti Giuseppe Clemente, numero 8, che vediamo inquadrato. Dietro sta provando il tutto per tutto Antonio Rubino, numero 19. Si sbracciano sulla corsia box i meccanici, ma stiamo a vedere l'ultima curva e soprattutto pronta la bandiera a scacchi. E il vincitore è lui, Giuseppe Clemente, che taglia il traguardo davanti ad Antonio Rubino. Terzo, Filippo Mazzini. Quarto, Simone Lanzilao. E quinto, Stefano Raineri. E questo è il primo spettacolo di giornata offerto oggi da Polini Italian Cup 2018. E voi continuate a seguirci, a commentare e a condividere questa diretta. Siamo pronti ora, concentrazione, si accendono tutte le luci del semaforo e poi la procedura si spengono, parte a dir poco in maniera disastrosa il numero 33 Daniele Rossi, che viene inghiottito dal gruppo. Abbiamo visto una caduta nel frattempo alla prima curva e come in gara 1 prende il comando, vediamo se poi anche le immagini lo confermano, sembrerebbe proprio di sì. Filippo Mazzini, numero 83, altro portacolori del motoclub Bergamo, che vediamo inquadrato qui al centro del circuito internazionale di Latina, il Sagittario. Come già detto, siamo nel Lazio per l'apertura di campionato. E ora eccolo il leader, inseguito dal numero 17 Bascherini e dal numero 8 Clemente. Nel frattempo abbiamo visto un'altra scivolata e torniamo sul rettilineo con la classifica che vede sempre al comando il numero 83 Mazzini. Seconda posizione il numero 17 Bascherini. Sfila tutto il gruppo, le immagini tornano sulla testa della corsa e il gruppo che si è sfilacciato ma è ancora molto molto compatto. Gruppo compatto e vediamo se ci sarà qualche cambiamento. Nel frattempo c'è una penalità per un pilota, andremo poi a scoprire cos'è successo nel corso della gara. Gara che prosegue con Mazzini, numero 83, vediamo con lo Zip SP in colorazione totalmente nera, che prova a distanziarsi dal numero 17 Bascherini. Intanto penalizzazione per il pilota in nona posizione, Matteo Mazzesi, numero 6, che è nono, per jump start, quindi partenza anticipata, verrà penalizzato di 10 secondi. Poi attendiamo ovviamente la conferma della motivazione di questa penalizzazione, però è arrivato comunque dalla direzione di gara questo comunicato. Nel frattempo abbiamo visto un pilota andare lungo esterno, riesce a non finire fuori ma fatica a tenere il ritmo imposto da Filippo Mazzini. Filippo Mazzini sempre al comando, il numero 83, contatti che non mancano nel gruppone. È inquadrato come sempre in progressione, come in gara 1, il numero 19 Antonio Rubino,
che vediamo proprio al comando del gruppo degli inseguitori. Rubino, poi Bascherini, terzo, quarto Lanzilao, numero 7, quinto il numero 777 Manzo, sesto Arturi, settimo Mazzesi, poi Sauro, Marola e Pernigotti in decima posizione. Le immagini tornano sul gruppo in lotta per la seconda posizione, perché Mazzini sta provando la fuga, ma dietro per la seconda posizione sempre il numero 19 Rubino e il numero 17 Bascherini, che stanno lottando insieme a loro anche il numero 7 Lanzilao. Mentre abbiamo visto un'altra penalizzazione per il numero 152, ovvero Cianfarani, Francesco Cianfarani, anche lui viene penalizzato di 20 secondi, quindi 20 secondi per Cianfarani e confermati 20 secondi anche per Mazzesi. Gruppo di testa che passa ora sul rettilineo, seconda sfida di giornata per la classe amatori. Amatori, alcuni di loro sono addirittura alla prima esperienza in pista, altri hanno già qualche ora in più nella manopola del gas del proprio scooter, però stanno facendo veramente bene questi 32 piloti, un record di partenze e di presenze soprattutto nella entry level, quindi un buon auspicio anche per le stagioni future. Sempre Filippo Mazzini, numero 83 al comando. Per tutti coloro a cui piace la sfida, questo è il terreno giusto per farlo. Polini Italian Cup 2018. Una stagione che sta regalando già le prime emozioni e proseguirà a farlo per tutti e sei gli appuntamenti di campionato. Eccoci nuovamente sul rettilineo, sempre Antonio Rubino, numero 19 in seconda posizione, terzo il numero 17 Bascherini, eccoli qui inquadrati, proprio Bascherini sul quale è sopraggiunto Lanzilao, numero 7, che vediamo già davanti Lanzilao, che si è portato in terza posizione e scivola proprio lui. Il numero 7 Lanzilao, sfortuna per lui, l'errore che apre la porta a Rubino e Bascherini. Il tutto mentre, non dimentichiamoci, davanti a tutti c'è il numero 83 Filippo Mazzini, che ha girato ultimo giro 1 minuto 4 secondi e 8, e però adesso sta arrivando dietro il numero 19 Rubino. Vediamo se cambierà il tempo sul giro per questi due. Eccoli qua, e infatti guadagna un decimo nell'ultimo giro Rubino, numero 19, mentre sfila tutto il gruppo. Rubino su Mazzini, ha guadagnato qualche istante, ma non dimentichiamoci, perché dietro lo vedete con lo scooter in colorazione nero-verde, e il numero 17 rosso è Bascherini, che fa parte di questo terzetto di testa capitanato dall'inquadrato numero 83 Mazzini. Cresce sempre di più il feeling anche per i piloti dell'amatori. Siamo nel corso del sesto giro, sempre 10 giri di gara. Nel frattempo vi ricordo i prossimi appuntamenti di quest'oggi alle ore 16:10, nuovamente le Vespe in pista con 8 giri di gara, e poi le categorie riservate agli scooter, ovvero alle ore 16:30 la Super Sport, alle ore 16:50 la 70 Evolution Open, e poi la 100 Big. Si sale di cilindrata, si passa dai 70 centimetri cubici ai 100 per uno spettacolo che abbiamo visto già in gara 1. Partenza fissata alle ore 17:10 e ultimo appuntamento di giornata prima ovviamente del podio di questo primo round. Torniamo davanti, sempre Filippo Mazzini, numero 83, al comando del gruppone. Dietro inquadrato il
Codino degli scooter di Rubino numero 19 e Bascherini numero 17. Le immagini vanno proprio su Mazzini in livrea nera, eccolo qua il numero 83, e dietro colorazione orange fluo e Rubino, e poi l'inquadrato Bascherini. E inizia l'ottavo giro, mancano due giri al termine. Ottavo giro, il gruppo, come potete vedere, è ancora compatto al centro di questa Amatori. Oltre 30 piloti, ben 32 iscritti nella entry list di questo splendido weekend di gare. Iniziano anche i primi doppiaggi per questa Amatori, segno che il ritmo che sta tenendo Filippo Mazzini davanti, numero 83, è alto e si sta girando veramente forte. È vicino però al numero 19, eccolo lì, Antonio Rubino, livrea orange. Le immagini vanno proprio su di lui e sul pilota che lo insegue, ovvero Bascherini. E con questo passaggio inizia ufficialmente l'ultimo giro. Ultimo giro iniziato. E ora vedremo se gli Amatori inizieranno ad adottare qualche tattica di gara. È il momento giusto per farlo, l'ultimo giro. Bascherini, che vedete in seconda posizione in questa inquadratura, ma terza assoluta, sta provando ad attaccare, ma chiude la porta davanti a lui il numero 19 Rubino. Mazzini che si guarda alle spalle, eccolo inquadrato Bascherini, davanti a lui Rubino e Mazzini. Ultimo giro di questa Amatori, gara 2, e poi bisognerà fare i conti per vedere chi sarà il leader di giornata, che vedremo premiato sul podio. Nel frattempo abbiamo visto una scivolata a centropista. Mazzini ha un buon vantaggio e la lotta quindi è solo per la seconda posizione. Vince Filippo Mazzini, numero 83, e l'arrivo in volata con Rubino che mantiene la seconda posizione, terzo Bascherini, quarto Davide Manzo e quinto Matteo Mazzesi. Vincitore della classe Amatori è Filippo Mazzini, che mi ha detto essere al terzo anno di Polini Italian Cup, però per la prima volta sul gradino più alto del podio. Com'è andata? Tutto bene, dai, il pacchetto funzionava, il motore andava benissimo, sospensioni tutto a posto, e il mio meccanico ha fatto un gran lavoro, i ragazzi che mi hanno seguito sono stati bravissimi, tutto a posto.